Salve, benvenuti a questo settimo appuntamento con la serie 2 dei webinar del servizio Marconi. E oggi siamo in compagnia di nuovo con Elena di Elena Pezzi e Vittoria Volterrani, che tra poco si presenteranno. Io, prima di salutarvi, volevo dare alcune comunicazioni di servizio. Come sempre, la prima è diciamo, un'informazione tecnica, ossia. Se non durante il webinar non riuscite più a sentire l'audio o vedete male, non scriveteci nelle domande, provate a uscire e a rientrare, generalmente funziona. L'altra comunicazione di servizio riguarda gli attestati, perché lo abbiamo detto più volte, abbiamo avuto una partecipazione molto alta a questi eventi, parliamo di migliaia di persone, quindi ci stiamo lavorando e prima di maggio non riusciamo a fornirvi gli attestati, ma siete tutti registrati, quindi li riceverete tutti, non ci sono problemi. E infine, le slide non vengono fornite, ma vengono fornite le registrazioni che pubblichiamo generalmente dopo qualche giorno sul canale YouTube del servizio Marconi, al quale vi invito a iscrivervi, per poter riguardare sia i vecchi webinar che quello che stiamo per iniziare adesso. Quindi io lascio la parola a Elena e a Vittoria, e buona formazione. Ok, ciao a tutti. Scusate, ma appunto volevo vedere anch'io in video. Allora, buonasera a tutti, sono Elena Pezzi e sono, diciamo che per l'ambito del webinar di questa sera. Il mio ruolo è quello di coordinatrice di progetti Erasmus, sia nella mia scuola che presso l'ufficio scolastico regionale, e sono anche referente pedagogico per i Twinning e ambasciatore per la regione Emilia-Romagna. Quindi, diciamo, oltre che essere ovviamente insegnante di spagnolo e membro del servizio Marconi già da alcuni anni. Io sono Vittoria Volterrani, ancora insieme ad Elena, perché come sapete condividiamo molte strade. E sono un'insegnante di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Bobbio, sono anch'io formatrice per il servizio Marconi e il Training Ambassador della Regione Emilia-Romagna. Per cui ecco, l'Europa fa parte della vita mia e di Elena in modo esteso e convulso. Sì, e soprattutto da moltissimi anni. Quindi direi a questo punto che entriamo nel vivo del webinar. Mi confermate che vedete il mio schermo? Ok, allora questa era ovviamente la copertina di presentazione del webinar di questa sera e l'idea appunto che è venuta Vittoria a me di questo confronto molto, molto informale, molto semplice, l'idea appunto di tornare in Europa, perché ovviamente tutti quanti noi sappiamo quanto l'Europa in questo momento sia in una situazione molto molto particolare, soprattutto per chi di noi è impegnato in progetti europei, in questo momento le frontiere sono chiuse. Però ci sono frontiere che si possono aprire, che sono rimaste sempre aperte, quindi questa sera, insomma, vogliamo ragionare un pochino su vari tipi di progettazione europea e di collaborazione europea. Allora, partiamo appunto, e l'idea è si fa presto a dire Europa. Perché in questo momento appunto abbiamo uno stop dal punto di vista fisico, non è soltanto uno stop nel nostro paese, in Italia, ma è uno stop appunto che coinvolge praticamente tutti i paesi del mondo e quindi l'Unione Europea è assolutamente coinvolta a pieno titolo e in prima linea, e c'è anche chi, sapete, no? Titoli di giornale, l'Europa è cattiva, eccetera, eccetera. Non è questo ovviamente il momento né il luogo di discettare di questo tema, ma sicuramente per noi che siamo inguaribili europeisti, l'Europa è la nostra casa comune. Il nostro cuore è un cuore europeo, sicuramente ci sentiamo europei e, come dicevamo all'inizio nelle nostre presentazioni, Vittoria, io e
migliaia e migliaia di docenti italiani siamo coinvolti in progetti europei veramente da tantissimo tempo. Sapete che prima di essere Erasmus per tutti era per le scuole, era Comenius, prima ancora era Socrates, quindi c'è veramente una lunghissima tradizione di progettazione europea nelle scuole italiane e nelle scuole europee. E quindi è vero che in questo periodo non ci possiamo muovere fisicamente, però vale la pena ricordare per quei pochissimi che ancora non lo conoscono, che esiste un luogo di mobilità, non la chiamerei virtuale, perché comunque è una vera mobilità, cioè un vero incontro tra persone. È chiaro, non è in carne ed ossa, è una mobilità online, è una mobilità che avviene, una collaborazione che avviene su una piattaforma, che è la piattaforma di eTwinning, su cui ritorneremo anche successivamente. E la piattaforma di eTwinning, come voi sapete, si sta avvicinando a raggiungere una platea di 800.000 insegnanti, quindi un numero veramente enorme, strabiliante, ed è un numero che ci permette di dire che questa collaborazione, questo spirito europeo, nonostante la chiusura delle frontiere, continua, avviene e non si ferma. Allora, vediamo un pochino, molto molto rapidamente, quali possono essere le prospettive di collaborazione e di contatto. Quindi l'idea, no? Come nelle nostre scuole, noi restiamo in contatto con i nostri studenti, con i nostri colleghi ed è quello che in questi 40 giorni e passa di chiusura delle scuole viene notato da tutti quanti. La tenuta della nostra scuola è proprio una tenuta umana. Innanzitutto, oltre che tutto il resto che si può dire. E quindi anche eTwinning in questo periodo non si è sottratto a questo compito di comunicazione, di collaborazione e di restare in contatto, di permettere alle persone che restino in contatto tra di loro. E allora ho scritto Partiamo dal Grande perché questa è un'azione che è stata sponsorizzata dal Central Support Service, cioè dall'Unione, o diciamo così, dalla Casa Madre Europea, da Bruxelles. Ci sono dei gruppi all'interno della piattaforma di eTwinning che sono sostenuti appunto dal Servizio Centrale di Bruxelles. Uno di questi gruppi è il gruppo Virgilio. Non c'è bisogno di spiegare agli italiani perché questo gruppo si chiama Virgilio. Virgilio è il gruppo che ha come obiettivo, come missione, quello di accompagnare chi si iscrive, chi è nuovo in eTwinning, attraverso la famosa selva oscura, perché è vero che all'inizio eTwinning può sembrare un po' una foresta in cui ci si perde, con tutte le opportunità che offre. E quindi è un gruppo che diciamo così, in cui le interazioni avvengono in lingua inglese, ma tenete conto che è un gruppo che è gestito da tre docenti italiani o italiane, per meglio dire. C'è Paola Arduini, che è una maestra di scuola primaria, Laura Maffei, che è una docente di lettere di una scuola secondaria di primo grado in Toscana, e poi ci sono io, che insegno a una scuola secondaria di secondo grado. Quindi, davvero c'è spazio e possibilità per tutti i gradi e tutti gli ordini di trovare risposte e di trovare un supporto, appunto, soprattutto, ripetiamo, per chi si iscrive nuovo in eTwinning. Tra l'altro, da pochissimi giorni abbiamo il nostro gruppo ha festeggiato i 15.000 partecipanti, 15.000 membri. Quindi davvero vi invitiamo, se ancora non l'avete visto, entrando in eTwinning, iscrivetevi al gruppo Virgilio. Però anche a livello nazionale, l'unità nazionale non è rimasta con le mani in mano e c'è questo gruppo veramente interessante che si chiama SOS Didattica a Distanza ed è un gruppo che è stato pensato proprio per aiutare e supportare i docenti in questo periodo di sospensione delle attività didattiche. Quindi anche in questo caso, e questo gruppo è sostenuto dall'Unità Nazionale Italiana. Quindi, diciamo, vi sto illustrando un pochino le possibilità dal livello più alto, diciamo così, organizzato dal Servizio Centrale di Bruxelles all'Unità Nazionale Italiana,
che ha messo in piedi, con l'aiuto di alcuni ambasciatori di varie regioni, questo gruppo SOS Didattica a Distanza. E poi, ovviamente, visto che siamo in Emilia-Romagna, anche a livello regionale abbiamo una community, eTwinning Emilia-Romagna, per tutti gli eTwinners emiliano-romagnoli, per cercare appunto di fare, diciamo così, un po' da filtro fra le innumerevoli proposte che arrivano dal servizio centrale, dall'unità nazionale. Come dicevamo, appunto, Virgilio stesso cerca di fare un pochino da mediazione all'interno di questa marea di proposte per aiutare chi sta muovendo i primi passi a orientarsi un pochino in questa grandissima selva di opportunità. Ugualmente, visto che questa sera il tema della nostra chiacchierata è eTwinning da un lato, Erasmus dall'altro e l'unione tra eTwinning ed Erasmus, per chi fosse interessato, sempre a livello regionale c'è un gruppo, questa volta non sponsorizzato né dall'unità centrale né dalla unità nazionale, ma un gruppo creato da una collega ambasciatrice, anche lei, per l'Emilia-Romagna, Emma Giurlani, che ha creato questo gruppo che si chiama Facciamo Rete Erasmus nelle scuole dell'Emilia-Romagna, proprio per permettere alle scuole beneficiarie di progetti Erasmus, di condividere idee, dubbi, buone pratiche, perplessità, avere qualche informazione utile, magari sulle scadenze, sulle progettazioni. Tra l'altro, sapete che la prossima settimana scade il termine per presentare le candidature dei progetti di Azione Chiave 2, i famosi K229. Quindi, insomma, diciamo che siamo nel pieno della progettualità, anche se non sappiamo bene che cosa il futuro ci prospetta, però noi, torno a dire, l'idea di fondo è: siamo europeisti e il cuore batte in Europa, quindi noi continuiamo a sperare che comunque ci sarà un futuro assolutamente anche per le mobilità Erasmus. Prima comunque di entrare nel dettaglio dei progetti, di vedere esempi di progetti twinning legati anche a progetti Erasmus, eccetera, eccetera, partiamo, focalizziamoci su alcuni punti fondamentali. E quindi l'idea è proprio quella di partire da idea di progetto, progettazione e successivo sviluppo e successiva azione. Per fare questo io lascio la parola a Vittoria, che così, insomma, facciamo in modo di essere un po' meno monotoni e un po' meno autoreferenziali. Quindi passo, interrompo la mia presentazione e passerei la parola a Vittoria. Ok, non appena mi viene data la possibilità di condividere, partirò con la mia presentazione. Eccoci qua. Vado subito ad illustrarvi la mia presentazione. Confermatemi che vedete lo schermo, Sì, Elena. Vittoria. Perfetto. Allora, quello che voglio in qualche modo scorrere insieme a voi sono gli step di europeizzazione che ogni istituto dovrebbe percorrere per arrivare ad un buon livello di europeizzazione, ad un buon sistema scuola che abbia come background, come framework su cui sviluppare un curriculum europeo. Magari per voi, per molti di voi, questi step saranno anche, come dire, ripetitivi e scontati. Mi rivolgo infatti soprattutto a coloro che magari sono già in eTwinning, avrebbero voglia di cominciare, ma non sanno ancora bene che cosa è bene fare per entrare a 360 gradi in percorsi di europeizzazione. Ho ripreso la freccia di Elena perché Europe is one way. If you start with Europe, you can't come back. Se inizi con l'Europa, non puoi tornare indietro per nessun motivo. Per cui io penso che questo periodo di sospensione, che poi in realtà è un periodo di attività frenetica,
possa anche darci la misura ancora maggiore di quanto il contatto vero, lo scambio, la possibilità di lavorare online e in presenza siano concreti, reali e possano veramente arricchire una scuola, una persona, dei ragazzi, le vite di ognuno di noi. Per cui quello che sto per fare è proprio una sorta di step by step from zero to hero, cioè da niente a arrivare ad un sistema basato sull'europeizzazione. La prima cosa da analizzare, come in ogni buon progetto, sono i bisogni, cioè quali sono i bisogni della scuola per entrare in Europa. Normalmente il bisogno fondamentale è un bisogno di rinnovamento. Sono certa che l'europeizzazione sia nei TOF della maggior parte di voi, così come l'innovazione sia nei TOF della maggior parte di voi. Ma se effettivamente questa europeizzazione, questo processo di innovazione trovano una reale implementazione all'interno della vostra scuola, questo solo voi potete sapere. Questa frase mi piace molto, dice: se insegniamo agli studenti di oggi come è stato insegnato nel passato, rubiamo loro il domani. Quindi il primo bisogno che soddisfa l'Europa è sicuramente il bisogno di rinnovamento che è nelle nostre scuole e secondo me anche in molti di noi, perché oggettivamente si ha la necessità di rinnovarsi, di crescere. Se si fa questo lavoro con passione, il bisogno di rinnovamento è insito in ognuno di noi. Un altro bisogno a cui l'Europa risponde molto bene, e per Europa intendo proprio il pacchetto completo, il Twinning, Erasmus, altre progettazioni come quelle fornite da Europeana, quindi proprio tutta l'europeizzazione a 360 gradi, un altro bisogno che sicuramente viene incontrato in Europa è l'innovazione. Se inizi a lavorare con i twinning, se inizi a effettuare mobilità online, che davvero non sono virtuali, sono realissime, o ancora di più, mobilità in presenza, o al top mischi le mobilità in presenza con quelle online, davvero il tuo livello di innovazione scolastico cresce perché i tuoi insegnanti sperimentano metodologie attive, integrano il digitale all'interno di queste metodologie attive, scambiano, comunicano in modo efficace, imparano a raccontare quello che fanno e imparano a farlo raccontare agli alunni. E quindi c'è una crescita di consapevolezza di ciò che si ha a disposizione per dare le fondamenta del futuro di questi alunni veramente forti, perché non dimentichiamoci che il nostro scopo è proprio quello: l'innovazione serve a dare delle radici solide, delle basi solide al futuro dei nostri ragazzi. Un altro bisogno che viene sicuramente soddisfatto è il bisogno di apertura, di confronto, che inizialmente avviene con tutta l'Europa e europeizzazione ci parla fondamentalmente di Europa, ma che poi inevitabilmente si apre al mondo, alla globalità. Il nostro è un sistema globalizzato e pur con dei ritorni, secondo me, a determinate origini, lo sarà sempre di più. Per cui è come se l'Europa fosse lo step intermedio per trovare le radici della propria casa. Elena l'ha chiamata la casa europea, è quello che anch'io sento per l'Europa, per poi creare dei cittadini europei, ma anche dei cittadini pronti a confrontarsi con altri cittadini di tutto il mondo. Quello che dobbiamo fare, quello che è il bisogno primario, è quello di cui vi parlavo prima, cioè dare le basi al futuro. E per quanto tecnologico, per quanto inesplorato, è sicuramente un futuro che ha alla base l'uomo. Mai come oggi ci rendiamo conto di quanto la tecnologia sia fondamentale, ma mai come oggi ci rendiamo anche conto di come il rapporto umano,
lo stare bene con noi stessi, in mezzo agli altri, il contatto, lo scambio, la convivialità, l'essere, la socialità siano veramente prioritari. E in Europa trovi un arricchimento umano e personale assolutamente, a mio parere, impagabile, perché cresci insieme a persone che hanno background differenti, e arricchisci quel tuo background e resti arricchito dal loro background, dalle loro conoscenze e impari da loro e a loro insegni. Per cui l'altro bisogno fondamentale che incontra l'europeizzazione è proprio questo: dare delle basi innovative e umane al futuro dei nostri ragazzi. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi fondamentali per me, ma credo anche per chi ha intrapreso percorsi di europeizzazione di vario genere, sono fondamentalmente due: quello di dare vita a dei cittadini europei, perché l'Europa è fatta da tantissimo tempo, ma i popoli non sono ancora un solo popolo. Forse veramente la generazione Erasmus, i nostri studenti saranno i primi a definirsi veramente europei. Uno dei miei alunni di quinta elementare, quando è tornato da una mobilità in Norvegia, è venuto a casa e con la mamma ha detto: "Mamma, sono partito italiano, sono tornato europeo". Ecco, questi sono quei piccoli miracoli che poi magari si stemperano nel tempo, ma se la scuola supporta questo spirito, supporta il senso di appartenenza ad una casa comune, tante dei populismi o dei ragionamenti un po' particolari che si sentono a destra manca, forse sarebbero ridimensionati dalla consapevolezza di quanto bello sia condividere un patrimonio culturale comune nella diversità. L'altro obiettivo fondamentale che l'europeizzazione va assolutamente a aiutare, a supportare, è l'acquisizione delle competenze del XXI secolo. Perché quando sei coinvolto nei progetti europei, certo vai a lavorare su tutte le competenze di base, vai a lavorare su tutte le competenze chiave europee, ma vai anche a lavorare sul pensiero critico, sulla creatività, sulla comunicazione, sulla collaborazione, sul senso di iniziativa, sulla curiosità, sulla scoperta, sulla capacità di resistere e di adattarsi, sulla capacità di essere anche leader, e vai soprattutto a lavorare sulla consapevolezza culturale, quella cioè che ti fa capire che tu hai delle radici precise, che hai un vissuto preciso, che sei Vittoria perché i tuoi genitori ti hanno cresciuto in un modo, ma capisci anche che c'è tutto un mondo intorno a te che ha radici diverse, che ha vissuti diverse, con i quali è bellissimo convivere e scambiarsi. Come muoversi? Adesso che vi ho detto quello che sento nel cuore e nell'anima e credo si percepisca, andiamo un po' a vedere nel concreto con una scuola che comincia, è bene che faccia. Tolgo questo circolo perché mi fa girare la testa. Primo passo, di certo per i twinning bisogna passarci. Elena vi ha illustrato che cosa sta facendo i twinning in questo periodo. Più tardi ancora vi illustrerà come i twinning supportano l'europeizzazione a 360 gradi. Per i twinning bisogna passare, perché nei twinning trovi partner, perché nei twinning inizi a lavorare per competenze, inizi a capire come funziona l'europeizzazione. Di certo poi devi crearti all'interno dell'istituto un gruppo europeo. Un gruppo fatto di non troppe persone, di persone appassionate, di persone che hanno voglia di lavorare e che condividono con te quegli obiettivi e quei bisogni di cui abbiamo appena parlato. Persone che non hanno paura di sforare l'orario di servizio e che vogliono far crescere la propria scuola e i propri ragazzi. Queste persone saranno quelle che si interrogheranno su: che potenzialità ha la mia scuola? Che problemi ha la mia scuola?
Che minacce può avere la mia scuola internamente? Che problemi può avere? Quindi che va a fare? Quel gruppo europeo sarà quello che va a fare un'analisi di dov'è la scuola ora, di che potenziale ha e di dove andare grazie all'europeizzazione. Quel gruppo europeo andrà a scrivere che faccia un Erasmus o no, un piano di sviluppo europeo. Cioè sì, l'europeizzazione è nel TOF. Ma in che modo è nel top? Perché vogliamo europeizzarci? Perché vogliamo intraprendere questo cammino? E sarà quel gruppo europeo, lo stesso gruppo, che supporterà gli insegnanti ad entrare nei twinning, ad avviare i primi progetti, li avviserà delle formazioni che ci sono nei twinning, bellissime, sempre piene di spunti e di voglia di rigenerarsi. Sarà anche quel gruppo che andrà a scrivere i primi progetti Erasmus, quelli cioè generalmente si parte dal K1 per poi arrivare sul K2, dopo aver macinato un po' di europeizzazione, dopo aver vissuto un po' la community twinning e capito come funziona. E sarà lo stesso gruppo che magari andrà anche ad esplorare altre piattaforme europee, come Europeana, come lo School Education Gateway, come lo stesso sito della comunità europea, come European School Net, che propone dei corsi assolutamente molto efficaci, dei MOOC estremamente efficaci. E anche questi contribuiscono a creare una mentalità europea, una mentalità che porta i ragazzi a lavorare in modo innovativo come in Europa si impara. Ma sarà anche lo stesso gruppo che, come è partito in e-twinning ritornerà, perché e-twinning supporta anche quei progetti Erasmus in presenza, perché in e-twinning puoi trovare la forza di rigenerarti, puoi trovare nuovi partner, puoi continuare a lavorare anche quando magari il progetto Erasmus te lo bocciano, perché sappiamo che non è così facile ottenere un beneficio di un progetto Erasmus, perché oggettivamente è un grande plateau di fondi che viene dato a disposizione delle scuole, quindi è giusto che ci sia una selezione rigida e equa e che solo chi è pronto avvii anche un tipo di europeizzazione in presenza. I twinning, appunto, l'ha già detto Elena. È la community europea, è la costante dell'europeizzazione, è la cornice, è il framework, è il punto di partenza ed è il punto di ritorno. Erasmus è sempre uno step successivo. Di solito si parte col K1 per formare il personale, docente o non docente, magari a fare dei corsi o magari a fare dei job shadowing. Solo chi ha già fatto dell'europeizzazione, si azzarda a fare dei teaching abroad, cioè ad andare a insegnare all'estero attraverso un progetto K1. Di solito è l'inizio perché è quello che avvia e che dà la mentalità agli insegnanti che da soli partono o in piccoli gruppetti partono, si formano, iniziano a capire, iniziano a esplorare, iniziano ad annusare l'area europea, tornano entusiasti, pieni di tutto quello che hanno imparato e allora disseminano questo entusiasmo, disseminano quello che hanno imparato. I corsi li si trovano sullo School Education Gateway, che è una piattaforma di grande supporto per i progetti Erasmus e il job shadowing anche sullo School Education Gateway, ma assolutamente molto di più sul forum dei partner e-twinning. Non sto ad entrare in queste cose, però lo School Education Gateway è piattaforma che offre anch'essa sia formazione, sia dei bellissimi articoli su cui riflettere dal punto di vista di varie tematiche calde, sia appunto questo catalogo di corsi da utilizzare per i progetti Erasmus. Mentre nel forum dei partner e-twinning si può trovare partner sia per i progetti e-twinning sia per i progetti Erasmus. Lo step successivo dal K1 è sempre il K229, quello cioè di partenariato solo tra scuole. È un progetto
tipo di progetto che è stato introdotto per facilitare un po' la partecipazione da parte delle scuole ad Erasmus e si focalizza soprattutto sulla mobilità degli alunni e dello staff. In soldoni, una scuola si associa ad altre scuole per strutturare una progettualità, un'idea innovativa che venga poi sviluppata con gli alunni. Per cui se il K1 di prima si rivolgeva ai soli insegnanti o personale della scuola, staff, preside, eccetera, qui invece i protagonisti sono proprio gli insegnanti con gli alunni, perché insieme loro sviluppano una progettualità e insieme loro entrano in contatto. Il modulo di candidatura è un po' più semplice rispetto a quello del KA 201. KA 229 scade proprio il 23 di aprile, così come, se non sbaglio, anche il 201 dopo che è stato anche lui posticipato. Il 201 è un tipo di Erasmus un po' più complicato perché è un partenariato strategico. Non solo le scuole, ma coinvolge tutti quegli enti o quelle associazioni o tutto ciò che è direttamente coinvolto nei settori di istruzione, formazione della gioventù, imprese, enti pubblici e organizzazioni della società civile. Vuol dire che un'associazione di volontariato, una ditta, una scuola, un'università si possono mettere insieme per creare che cosa? Per creare delle pratiche veramente innovative che possono poi essere trasferite a livello locale o regionale. Ad esempio, possono inventare una metodologia, possono inventare una strumentazione. Possono, guardate, io adesso sto partecipando ad un K201 che verrà tra poco mandato per la creazione di un supporto multimediale che faciliti la didattica a distanza. Quando questo progetto è stato ideato, non si pensava che saremmo arrivati qui, e invece guardate, proprio sulla didattica a distanza per le piccole scuole. Serve il 201 a modernizzare e a rafforzare i sistemi dell'istruzione europee e a sostenere a lunga durata gli effetti positivi promossi proprio da queste pratiche innovative che devono essere create all'interno del partenariato strategico. Quindi, qualsiasi tipo di step che volete intraprendere. Per cui se siete ad eTwinning, benissimo. Se siete già ad Erasmus K1, benissimo. Se siete già oltre, non dovete però mai dimenticare di dare forma, di formalizzare ciò che fate. Perché solo formalizzando in quelle benedette carte che io detesto tanto, solo formalizzando si riesce ad avviare un sistema. E quindi è assolutamente necessario che l'Europa sia inserita nel TOSE, nel piano di miglioramento, ma non in senso lato, è uno dei nostri obiettivi perché crediamo nella cittadinanza europea. No, 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 dovete raccontare le finalità, i bisogni del vostro istituto, le chiavi, le esperienze, cioè che cosa ci andate a fare in Europa, perché volete avviare questi percorsi di europeizzazione. Perché solo in questo modo anche i genitori capiranno. E allora dovrete andare a delineare anche nel TOEFL almeno una sintesi del vostro piano di sviluppo europeo, dando anche esempi di quei progetti che magari sono già in corso, fornendo riferimenti specifici alle piattaforme dell'europeizzazione, ad eTwinning, ad Erasmus, allo School Education Gateway, all'European School Network, Europeana. Cioè nel vostro TOEFL l'Europa deve essere pesante. Si deve vedere che non è solo una parola, ma che ce la state mettendo tutta per approfondirla e per veramente dare senso alla parola europeizzazione. Poi dovete formalizzare anche il gruppo europeo, cioè deve essere riconosciuto questo gruppo, deve essere parte, deve avere una sua mail di istituto, gruppo europeo, chiocciola, istituto, istruzioner.it. Dovete mettere assolutamente le icone sul sito della scuola, cioè dovete mettere dei tab linkabili sia a vostri progetti Twinning,
sia a queste community stesse, sia ai siti di riferimento, di modo che i genitori e i colleghi, quelli che magari non ne vogliono neanche saper sentir parlare, sappiano che questa cosa c'è e che ha senso che vada avanti. Dovete Esatto, incontrare ti la comunità. interrompo un attimo, Vittoria, perché volevo sottolineare questo aspetto, perché lo sappiamo tutti quanti parlandone quando ci si trova anche nei consessi appunto europei o nazionali, ma di gente che si impegna nell'europeizzazione, la fatica spesso all'interno della propria scuola, cioè se siamo tanto tutti sulla stessa lunghezza d'onda quando ci troviamo tra colleghi che si occupano di progetti europei da tanto tempo, ugualmente può essere molto, molto facile trovarsi invece in difficoltà o assolutamente ignorati o a volte mal sopportati. Ecco, quindi non è soltanto, come tu dicevi giustamente, un fare delle carte, ma è proprio rendere trasparente nei documenti ufficiali, nella carta d'identità del nostro istituto, il fatto che l'azione europea è un'azione che l'istituto intero promuove. Poi che ci sia un gruppo che ci lavora è ovvio, ma che sia davvero qualche cosa portato avanti dall'istituto nel suo complesso. Questo, insomma, scusa Sì, se ti ho interrotto, ma no, mi sembra che sia assolutamente, proprio perché sennò si importantissimo corre proprio ricordarlo. il rischio che diventi il progetto della Volterrana, il progetto della Pezzi. No, è il progetto dell'istituto, perché questa fa parte del percorso di vision dell'istituto che ci si è dati per dare ai ragazzi ciò di cui hanno bisogno. E quindi incontrare la comunità scolastica, e per comunità scolastica intendo non solo i genitori, ma anche i colleghi stessi, e spiegare ciò che si sta facendo e fargli capire perché è assolutamente necessario. Elena, dovevi dire ancora qualcosa? Scusami. No, 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 assolutamente. Ok, altra cosa fondamentale è integrare le azioni di europeizzazione con altre azioni nazionali. Se i gruppi si sovrappongono un po' è più facile, ma se il PNSD viene gestito da un gruppo a scuola e l'europeizzazione da un altro, e ci devono essere dei momenti di intergruppo, perché in quel modo di portare avanti la digitalizzazione e le pratiche innovative, incrociandole con le pratiche innovative promosse dai twinning, da Erasmus, vuol dire rafforzare di molto l'azione. Non a caso il twinning stesso è citato nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Per cui intrecciare Piano Nazionale Scuola Digitale e europeizzazione è fondamentale, perché vai a orientare i PON, perché gli ambienti li fai con un'ottica diversa, perché rafforzi tutti e due i percorsi. Le conseguenze sono che la tua rete potenziata avrà una ricaduta dell'integrazione del digitale davvero in una didattica cambiata, in una didattica che è diventata attiva, perché la si è imparata attraverso i twinning, attraverso Erasmus. E l'uso delle ICT non sarà solo vado a fare la navigazione o faccio cose più banali, ma sarà uso completo nel senso completo dell'acronimo, quindi per informazione, per comunicazione e per la tecnologia. E gli stessi ambienti innovativi che abbiamo visto costruire a volte senza senso potrebbero invece, data l'esperienza, nascere con un senso maggiore, un senso di vissuto e un senso di visto da un'altra parte, ma visto e preso perché funzionava. Anche l'integrazione con le azioni nazionali del piano triennale di formazione docenti è fondamentale. Ad esempio, integrare Erasmus o disseminare dei progetti twinning all'interno del piano triennale di formazione docenti attraverso unità formative è assolutamente vincente. Che cosa significa? Significa che quando vai in mobilità o hai fatto qualcosa di particolarmente rilevante nei twinning e fai un piano di disseminazione interna ed esterna nel quale chiami i tuoi colleghi alla fine di ogni mobilità e apri una disseminazione che sia aperta a tutti, che sia attiva, che sia laboratoriale, che sia aggregante, fa sì che questa disseminazione veramente allarghi l'europeizzazione anche coi colleghi, quelli meno
avvezzi o meno disponibili, perché questo tipo di disseminazione aiuta a comprendere, crea il gruppo, smonta un po' il fatto, ah, ma quello mi è antipatico, non mi ci siedo vicino, perché tanto si scambiano e devono lavorare tutti insieme, e soprattutto stimola a fare, a cambiare. Il fatto che gli insegnanti che magari hanno fatto la mobilità o che hanno creato un progetto particolarmente efficace divengano formatori, insegna anche loro a loro a esprimersi, a comunicare, a diffondere, a raccontare. Se poi tutto questo, questo insieme di disseminazioni è formalizzato in un'unità formativa, ecco che allora gli insegnanti che aderiscono dovranno formarsi. Dovranno mettersi in gioco per sperimentare, dovranno mettere in pratica, per cui è learning by doing, imparano facendo, dovranno documentare, dovranno raccontare l'esperienza e capite che la crescita è grande perché poi c'è la ricaduta direttamente negli alunni. Quali sono le conseguenze dell'andare ad integrare l'europeizzazione all'interno del piano di formazione docenti? Le conseguenze sono di base derivanti dal fatto che l'europeizzazione si allarga e le pratiche innovative acquisite si allargano, quindi decrescono le lezioni frontali, aumenta la prassi di didattica attiva, aumenta l'integrazione del digitale all'interno della didattica attiva, migliorano anche un po' le relazioni tra i colleghi, perché questo mischiarsi, questo sperimentare insieme aiuta. E quindi, se si è tunici, si rafforza il curriculum verticale, ma soprattutto, passo dopo passo, si va a creare quella visione educativa comune che è rivolta verso quei bisogni e quegli obiettivi di cui parlavamo all'inizio, che molte volte nelle scuole manca. E le disseminazioni esterne, eccole qui, le puoi fare dentro il Twinning semplicemente cliccando il bottone Crea un evento online. Ed invitare colleghi stranieri e accogliere colleghi stranieri non invitati. E vedete che torniamo a di Twinning, perché il Twinning è proprio trasversale a tutte le europeizzazioni. Girando per l'Europa, che sì, che tu lo faccia in presenza o che tu lo faccia a distanza, non importa, perché inevitabilmente vedi, confronti, rifletti. Confermi certe cose, ne butti via altre, sogni un po' e quando torni a scuola non sei più lo stesso di quando sei partito, cambi e magari ti porti dietro quegli spunti che hai trovato, li copi e provi a rimetterli in pratica. Non importa se li hai visti attraverso un progetto in cui i twin, in cui la scuola con cui sei partner ti fa vedere la sua scuola attraverso una presentazione, tu comunque un po' la vedi. Anche coi suoi occhi. E allora magari poi vai a creare degli ambienti diversi. Vedi certe cose e dici: ah, ma allora non devono proprio per forza star seduti composti. Allora capisci che l'ambiente è determinante. Vai integrando con le tue azioni, con quelle del Piano Nazionale Scuola Digitale, a creare degli ambienti specifici, ma ambienti consapevoli, pensati. Riadatti i tuoi ambienti classe, scopri degli ambienti alternativi, ad esempio l'outdoor, e cambi. Vi faccio vedere alcuni esempi di cose che sono avvenute integrando europeizzazione ed integrando Piano Nazionale Scuola Digitale. Vedete, sono concetti di ambienti diversi da come erano. Non ve li faccio vedere come erano. Credetemi, non erano così, ma cambiano anche gli ambienti classe, li riadatti, fai sparire le cattedre, ad esempio, se vuoi proprio la sicurezza, e stai anche all'aperto a fare lezione e lo fai in tanti modi diversi, portando all'aperto tutte le discipline. Un altro aspetto fondamentale dell'europeizzazione è l'aspetto legato alla lingua inglese. Inevitabilmente diventa un focus molto importante perché gli insegnanti, per poter mettersi in contatto in Europa con altri insegnanti online o in presenza, hanno bisogno della lingua inglese, ne capiscono l'importanza e ne supportano l'acquisizione anche nei loro alunni. E allora con Erasmus puoi pagare qualche corso.
percorso per insegnante e se magari lo integri i fondi Erasmus con i fondi del piano di formazione docenti o con gli ambiti territoriali, il corso diventa un po' più corposo. Magari pensi di cominciare a fare l'inglese già all'infanzia, magari avvii l'inglese potenziato alla primaria facendo una materia o due in lingua inglese, come stiamo facendo noi, materie pratiche come arte, come tecnologia, ma in lingua inglese. Avvii le lezioni CLI perché nel frattempo i tuoi docenti si sono formati grazie ai corsi che tu hai pagato per loro e avvii le certificazioni per i docenti e per i ragazzi e sviluppi ambienti dedicati alle lingue e il tuo gruppo lingue diventa un gruppo verticale da infanzia alle medie o il tuo gruppo lingue delle superiori diventa più coeso e più focalizzato verso l'acquisizione delle lingue sia per i docenti sia per i ragazzi, perché le cose devono stare insieme. Essere al centro d'Europa per una scuola come la mia, che invece io amo definire fuori cartina, è stato fondamentale, perché negli ultimi anni in cui siamo stati molto molto attivi in Europa, abbiamo visto ribaltarsi tantissime cose. Abbiamo ancora moltissime difficoltà, però essere al centro d'Europa significa un confronto continuo, significa una crescita personale e professionale, non solo di chi fa i progetti, ma anche di chi sta a casa e accoglie la formazione laboratoriale fatta attraverso le disseminazioni. Significa continuare a sperimentare nuove pratiche educative e significa che anche quando hai iniziato la tua via in eTwinning e in Erasmus, in eTwinning e in Erasmus continui, perché inevitabilmente l'Europa diventa il framework nel quale ti muovi e il tuo curriculum diventa un curriculum che ha nelle progettualità europee un focus importantissimo, veramente importantissimo. È una sorta di rinnovamento circolare che parte e torna, parte e torna, e sicuramente porta a un nuovo concept di scuola, un concept che è centrato sugli studenti, non sugli insegnanti. Quel via le cattedre è simbolicamente un dire non sono io al centro che parlo e tu mi ascolti, ma io semplicemente facilito il tuo modo di imparare. Al centro ci sei tu. Tutto lo spazio possibile deve essere dedicato a te. Ed è un concept di scuola orientato alle competenze, che ha nelle progettualità trasversali il focus dove veramente avviene l'apprendimento, per cui lentamente la divisione tra discipline va scemando e si sviluppano delle progettualità lunghe con esperienze e compiti di realtà, con esperienze in project-based learning che coinvolgono le varie discipline su delle tematiche importanti e fondamentali per le loro vite. Inevitabilmente vai a rafforzare la comunità scolastica e vai ad accrescere quello che è il benessere degli alunni a scuola, la motivazione ad apprendere, la voglia di studiare perché in qualche modo ne ho una motivazione reale a fare perché devo produrre una cosa che serve a qualcos'altro e soprattutto sono consapevole del fatto che quello che sto facendo è il mio cammino di apprendimento. Di certo aiuta a creare una vision chiara e condivisa e di certo potenzia tantissimo la diffusione della lingua inglese tra insegnanti ed alunni. Vengo a finire ricapitolando, e ho parlato veramente tanto. Le chiavi per l'europeizzazione sono queste per me. Elena, ti prego, integra o smentiscimi. Fare gruppo, perché all'inizio ci vuole una testa d'ariete, cioè uno che va così a La kamikaze testa contro tutti, dura. e io me la riconosco e anche Elena se la riconosce, ma poi hai bisogno di un gruppo vicino a te.
perché altrimenti diventa il progetto della Prezzi, il progetto della Volterrani, e invece no, sono i progetti dei ragazzi creati dalla scuola, e il gruppo serve a condividere, a disseminare, a dare esempio e a tenersi uniti, perché costa fatica l'europeizzazione. Vi do questa nota di negativa, costa fatica, però vi giuro, ed Elena sono certa non mi smentirà, che ti ripaga con una gioia che supera assolutamente la fatica. Spero che non mi smentisci, Elena. No, non ti smentisco e ti dirò di più. Il gruppo che si forma e che di progetto in progetto si allarga e si rafforza è un gruppo che alla fine scopre di avere dei legami e una forza proprio intrinseca che va ben al di là del gruppo di progetto Erasmus. Cioè, diventa davvero un gruppo, che potenzialmente potrebbe essere capace di cambiare l'istituto. Poi dopo ci sono istituti magari più refrattari al cambiamento. Vittoria vi ha raccontato l'esperienza di un istituto comprensivo che sicuramente ha rivoltato un sacco di pratiche e di proprio anche dal punto di vista organizzativo, una scuola Refrattari abbiamo superiore del. anche noi, eh. Però una scuola superiore del centro di Bologna, diciamo che ha delle resistenze intrinseche forse un po' maggiori, sia per il fatto di essere del centro, sia per il fatto di essere una scuola superiore. Però il gruppo è fondamentale. Da soli non è mai meglio e da soli un Erasmus o un progetto di Non twinning porti non a si casa. mette. Questo proprio non è. Vai, finisci che dopo attacco io. Altrettanto importante è creare una rete di supporto esterna, intendo, i genitori vanno coinvolti, le associazioni che gravitano intorno alla scuola vanno coinvolte, degli stakeholder che possono supportare determinate mancanze vanno coinvolti, la comunità intera va coinvolta. Se siete nei paesi o in piccole città, provate a coinvolgere anche le vostre municipalità, perché è solo creando una rete intorno che la scuola, basandosi sull'europeizzazione davvero, è come se aggiungesse dei piccoli pezzi che mancano e che fanno un insieme più coeso e più forte. L'altra chiave è sistematizzare. È importantissimo ed è forse, anzi, è sicuramente la cosa più difficile. Rendere il cambiamento normale, sistemico, renderlo prassi e renderlo parte del progetto educativo della scuola. Integrarlo con le altre azioni e formalizzarlo è fondamentale per renderlo sistemico, oltre al fatto di continuare a rigenerarlo. E questa rigenerazione deve partire da noi, perché noi dobbiamo essere consapevoli che siamo noi primi a dover essere lifelong learners, perché se no non faremo capire loro che loro sono lifelong learners, quindi imparare per tutta la vita. Quindi la rigenerazione deve partire da noi, ma deve poi andare ad intaccare, a colpire, ad agire nell'istituto, perché viviamo in un mondo in continuo cambiamento, quindi rigenerare è fondamentale. Credere, bisogna crederci un botto, perché quando incontri le resistenze e le incontrate tutti, perché in ogni scuola trovate le resistenze, tu ci devi credere che il cambiamento è lì, che l'Europa ti porta tutto quello, perché se no la voglia di dire ma vado a fare delle passeggiate a volte ti viene. E soprattutto è fondamentale pensare ad un futuro etico e connesso col resto dell'Europa per i nostri ragazzi. Cioè noi dobbiamo pensare che li dobbiamo portare lì se li vogliamo portare a vivere bene, perché la nostra piccola Italia da sola va poco lontano. Quindi, che sia in presenza o che sia a distanza, e avete visto che si può portare avanti sia in presenza sia a distanza, ricordatevi che l'Europa è fondamentalmente one way, se ci entri non ci esci più. Elena, ti lascio la parola. Perché adesso Elena ci darà esempio di come anche a distanza si possono portare avanti i progetti Erasmus con presenza.
Esatto, perché comunque, come dicevamo, è vero che la presenza è presenza, ma c'è una presenza forte, intrinseca e interna. E quindi tu mollami Io credo che sia Luigi a darti la parola, se no mi dici come e io mi. Ok, perfetto, sì, già dato. Allora, vado sul mio schermo. Eravamo rimasti a One Way, che come lo dice bene Vittoria, non lo dice nessuno, perché, attenzione, Vittoria dice rafforzamento della lingua inglese. Perbacco, assolutamente, anche con la Brexit. La lingua inglese comunque resta la lingua veicolare, dominante, eccetera, eccetera. E tra l'altro io adesso vi faccio vedere un esempio di un progetto che ha come lingua veicolare la lingua inglese, però io orgogliosamente rivendico il mio essere docente di spagnolo, che insomma, tutto sommato, è pur sempre una lingua abbastanza veicolare in buona parte del mondo. Per cui vero, verissimo, lingua inglese, ma vero, verissimo anche le altre lingue. E in questo Erasmus davvero permette a ognuno di noi, con le nostre misere o meno misere conoscenze delle lingue straniere, di sentirci comunque in qualche modo partecipi e attivi nei progetti che svolgiamo. E quindi dicevamo, dopo questo inquadramento perfetto di Vittoria diciamo così, sui fondamenti, sulle basi importantissime, imprescindibili degli step che le nostre istituzioni scolastiche, se vogliono davvero lanciarsi in Europa, devono intraprendere, però veniamo in pratica. Quindi in pratica cosa possiamo fare? In un momento, oltretutto, come quello attuale in cui in cui ci è preclusa la mobilità fisica. Allora, questo io lo predico da anni, dunque nessuno mi può accusare di fare adesso la profetessa della collaborazione online non in presenza. Io sostengo da sempre, da quando ho cominciato a lanciarmi nell'avventura dei progetti europei, che un progetto Erasmus o come era Comenius prima, senza l'unione di un progetto eTwinning, dal mio punto di vista, è chiaro, io vi sto portando la mia esperienza, l'esperienza e la condivido con Vittoria, ma dal mio punto di vista un progetto Erasmus, soprattutto un 229, che non abbia un progetto eTwinning vero associato, è un progetto per me zoppo, che non, a cui manca una gamba fondamentale su cui appoggiarsi. E dunque, da sempre, per la nostra scuola, per me, i progetti europei, con anche mobilità fisica, hanno sempre avuto necessità di avere un progetto eTwinning associato. Questo è l'ultimo, l'ultimissimo. È un progetto che la nostra scuola, come vedete, è un progetto triennale, un K222 triennale. No Man is an Island, quando l'abbiamo pensato era il 2014, la Conad ancora non doveva arrivarci a fregarci a noi lo slogan. Eravamo in una mobilità Comenius. Una mobilità legata all'acqua, e quindi eravamo in spiaggia in riva al mare a Valencia, e con alcuni colleghi abbiamo pensato a un progetto sulle isole. Ci abbiamo messo 4 anni per realizzarlo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E questo progetto è nato prima come progetto, cioè prima, diciamo, assolutamente in parallelo. Mentre scrivevamo la candidatura del progetto del K229 di No Man Is an Island, parallelamente abbiamo subito creato il progetto eTwinning. È un partenariato che coinvolge sei partner europei di 5 paesi diversi e tutti quanti meno uno ci siamo conosciuti attraverso eTwinning. Quindi quello che diceva Vittoria all'inizio.
per noi è stato sempre la realtà. I primi Comenius sono nati da progetti twinning, da conoscenze attraverso la piattaforma. Questo progetto è nato da contatti che abbiamo avuto partendo appunto dai twinning. Il sesto partner, che era sì sui twinning ma non così attivo, è stato imbarcato e l'abbiamo travolto in maniera assolutamente totale. E quindi potete vedere, questo qui è il nostro progetto. Che cosa posso dire? La prima cosa che dico è che il twinning non lo prescrive il medico, per cui io mi arrabbio sempre quando, come vedo, progetti e-twinning, tra virgolette, fake, nel senso, siccome si sa che il modulo di candidatura chiede se userai e-twinning per il tuo progetto e sappiamo tutti perfettamente che dire sì e spiegare più o meno che cosa si pensa di fare è un punto favorevole nella valutazione della candidatura, tutti dicono sì, userò e-twinning. Però, come vedete, se io uso e-twinning come questo progetto, a me personalmente, come si dice qui da noi a Bologna, mi viene sul gatto, perché questo non è lo spirito di twinning. E siccome i twinning non te lo prescrive il medico, piuttosto che così, io dico meglio lasciare perdere. Se invece io ci credo davvero, penso che il progetto e-twinning vada strutturato con un certo criterio e soprattutto vada vissuto. Cioè il Twin Space non deve essere come posso dire, un calderone che alla meglio è un magazzino di documenti, perché quello, se ne ho bisogno, posso aprirmi un drive e cacciare dentro lì la documentazione. Un Twin Space, un progetto di twinning legato a Erasmus, è un progetto di collaborazione e quindi deve riflettere la collaborazione che abbiamo instaurato con i nostri partner. Allora, non ci sono ricette geniali o che vanno bene per tutti quanti. Ognuno deve trovare il proprio percorso e la propria ricetta che va bene per il proprio progetto. Quello che abbiamo fatto noi, ad esempio, è stato quello di strutturare il Twin Space con le sezioni della candidatura del progetto, per cui il Twin Space sicuramente riporta il lavoro preparatorio, perché vi ho detto, il nostro progetto è nato insieme alla candidatura, non successivamente. Mentre scrivevamo la candidatura, abbiamo anche aperto il progetto e-twinning e abbiamo cominciato a lavorarci. Quindi riporta le idee fondamentali e la bozza dei nostri lavori. Dopodiché riflette la vita del progetto, il primo incontro in presenza, quando ci cominciamo a conoscerci, le attività che svolgiamo, e sono attività che non sono le attività che si svolgono durante le mobilità, perché le attività durante le mobilità avranno una loro sezione in cui verranno documentate, ma queste sono le attività che vengono svolte durante la vita del progetto e mentre non si realizzano le mobilità in presenza. Quindi una sezione importante di attività intermobilità. I prodotti, i risultati che comunque un 229 richiede, bene, lavoriamoci sopra, cioè il Twin Space è veramente lo spazio più adatto in cui i ragazzi possono collaborare insieme, gli insegnanti possono collaborare insieme in vista dei prodotti finali che ci saranno. L'impatto sulle nostre scuole, la disseminazione, Vittoria ve ne ha già parlato, sono tutti passi fondamentalissimi. Non si può pensare ad un progetto ben sviluppato che non preveda un impatto, una sostenibilità e una disseminazione interna ed esterna. E poi è chiaro, documentiamo anche i riconoscimenti, i premi. Quest'anno noi siamo contentissimi perché 5 delle 6 scuole hanno ottenuto o riottenuto il label di eTwinning School. Beh, per noi è stata veramente una grandissima soddisfazione, perché fino all'anno scorso erano soltanto 2 le scuole che avevano questo riconoscimento. Il Quality Level l'abbiamo avuto tutti per il nostro progetto, perché ci è stato riconosciuto
ci è stata riconosciuta la qualità di un progetto davvero collaborativo tra i ragazzi e tra i docenti. E poi risorse, la valutazione fondamentalissima, bisogna stare veramente sempre lì, attenti a vedere che cosa sta succedendo nel nostro progetto, sia nelle fasi di mobilità fisica, ma anche durante tutte le attività intermobilità. E quindi collaborare a distanza si può, si deve dal nostro punto di vista. E abbiamo pensato a tutta una serie di attività. Ora, la cosa secondo me straordinaria è quando si dice la forza del gruppo. La forza del gruppo non è soltanto la forza del gruppo di progetto interno alla scuola, ma è la forza del gruppo di progetto Erasmus. Se si crea un bel clima, una sinergia fra tutti i partecipanti al progetto e non solo i coordinatori, ma proprio anche tutti i gruppi di progetto delle varie scuole, allora si riesce a far crescere il progetto e a fargli ottenere dei risultati che magari all'inizio non avevamo neanche previsto. E questo lo dico perché, ad esempio, io che lo dico sempre, io non sono una creativa, però ho un sacco di persone, di amici, di colleghi che sono estremamente creativi e grazie all'apporto di tutti i membri del gruppo si creano attività che uno da, a cui uno da solo non penserebbe. E si creano anche attività se tutti quanti stiamo attenti a che cosa succede nel mondo. Perché, ad esempio, questa è stata un'attività che abbiamo pensato successivamente, non era nel nostro progetto, nelle varie fasi iniziali pensate del nostro progetto, e questa è stata un'attività pensata per il cambiamento climatico e le sfide ambientali. È nata questa attività dopo la nostra terza mobilità. Una terza mobilità in cui siamo stati sollecitati davvero a riflettere sull'importanza e sui pericoli del cambiamento climatico. La terza mobilità è stata in un'isola, che è particolarmente esposta al rischio dell'inondazione, e quindi da lì abbiamo pensato di svolgere questo tipo di attività sul cambiamento climatico. E dunque i ragazzi hanno lavorato e hanno prodotto dei piccoli poster usando vari strumenti, Canva o PowerPoint o Google Slide o Genially. Lì c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma l'idea è riflettiamo e la cosa veramente interessante è chi è partito in mobilità torna e fa formazione a cascata a chi ancora non è partito o a chi è già stato in un'altra mobilità. E a quel punto il gruppo di lavoro europeo, docenti e studenti, fa autoformazione e propone attività successive che possano portare ad un ulteriore, diciamo così, il risultato e il raggiungimento di ulteriori obiettivi che magari all'inizio non erano stati pensati o non erano stati pensati con questa profondità. Per cui questa, ad esempio, è stata un'attività che è nata successivamente, una delle famose attività intermobilità. Dopodiché, cosa succede? Succede che arriva il Covid, arriva il Covid e ci troviamo bloccati, ci troviamo impossibilitati sia noi fisicamente, cioè ogni scuola chiusa e quindi non ci si può più trovare a scuola, dobbiamo lavorare anche noi a distanza e quindi dobbiamo essere pronti a rimodulare quello che avevamo pensato inizialmente. Avevamo pensato ad una serie di attività in preparazione alla mobilità in Finlandia che doveva partire domani e non partirà, speriamo di poterla riprendere in ottobre. Ma a questo punto ci attrezziamo fra tutti i partner per sviluppare, per realizzare delle attività in occasione di questa situazione. Di questa situazione che, essendo noi una scuola superiore, coinvolge adolescenti che quindi hanno un vissuto, hanno bisogni, hanno capacità di ragionare, di riflettere in un certo modo. E quindi è importantissimo mantenere il contatto e proseguire la collaborazione.
attraverso Meet abbiamo fatto quello che normalmente ogni 2 settimane facevamo a scuola, cioè il laboratorio Erasmus. Non si può fare in classe, lo facciamo attraverso gli strumenti che la didattica a distanza ci mette a disposizione. E dunque il 31 di marzo ci siamo ritrovati in Meet, studenti e docenti, per fare questa attività e per proporre a tutti i partner una serie di attività che quindi possono essere attività di, come si può dire, di realizzazione di slogan. Faccio la mia parte e utilizzando le varie lingue del progetto non siamo ancora riusciti a capire in finlandese come si dice io resto a casa, ma lo faremo, ce lo hanno promesso a breve e quindi i ragazzi di tutti i paesi partner hanno lavorato e hanno creato questi poster, questi slogan per la campagna appunto io resto a casa. Così come hanno lavorato su riflettere, hanno fatto un'azione di riflessione su se stessi e hanno scritto una pagina di diario immaginando di essere il loro io di 3 mesi fa, dicendo al proprio io di 3 mesi dopo, di fine marzo, guarda, usa questo tempo per. Ecco, anche questo è un modo per essere dentro alle cose, per essere dentro a quello che ci sta succedendo. E infine, in maniera ancora più esplicita, condividere i pensieri, i sentimenti, usare ad esempio anche qui una serie di strumenti, video, podcast, Flipgrid che immagino conosciate. Appunto, in cui condividere brevi video e anche condividere video di quella che è la nostra routine quotidiana. Un elemento, uno strumento veramente interessante del Twin Space è il forum, perché lì i ragazzi possono scrivere e possono confrontarsi tra di loro, come vedete, la collega francese, i nostri ragazzi, la nostra collega di inglese, ricordi delle mobilità passate e così via. I ragazzi, questo è un ragazzo portoghese di Madeira, insomma, i ragazzi si scrivono, si raccontano, si rispondono gli uni agli altri, e condividono il loro essere europei in paesi molto molto lontani tra di loro fisicamente, ma molto vicini dal punto di vista di quello che ci sta succedendo e di come ognuno di noi vive e reagisce a questa situazione. Con l'idea che comunque però quando potremo di nuovo trovarci insieme, torneremo a fare le attività che avevamo previsto, torneremo a incontrarci e a riunirci. Qui i ragazzi stavano salutando, avevamo organizzato una videoconferenza, però ugualmente a distanza possiamo sfruttare l'altro strumento del Twin Space che è la chat e quindi ci siamo trovati anche in chat per scambiarci idee, per condividere e infine la speranza di tutti noi è che sì, di nuovo potremo tornare a vivere quelle esperienze che abbiamo vissuto per tanti anni, che i nostri ragazzi hanno vissuto e i nostri ragazzi che sono già usciti da scuola continuano a dire sono le esperienze che ci hanno cambiato la vita. Il famoso slogan di Erasmus, cambiare vita, aprire la mente, credo che sia uno degli slogan più azzeccati dopo lo slogan del nostro progetto, ovviamente, ma insomma, diciamo così, a livello europeo. È davvero uno degli slogan più azzeccati perché se entri in Erasmus, oltre che essere one way, come dice Vittoria, è comunque qualcosa che ti cambia la vita per sempre. Quindi io
Direi che a questo punto sto zitta, vi ringrazio per l'attenzione e chiedo a Vittoria se vuole aggiungere qualcosa o a Luigi se ci sono delle domande. Sono le 7 meno 10, per cui abbiamo ben 10 minuti possibili di domande o di, insomma, diciamo così, confronto con i partecipanti. Quindi così, Ma diteci. Aggiungo solo. scusa, no, no, vai, vai tu, vai tu. Aggiungo solo che è one way proprio perché ti cambia la vita. Sì, no, è verissimo. A me dicono che si cambiano gli occhi quando parlo di Erasmus, di Twinning, di collaborazione europea. Proprio. È diventato un virus, questo sì che per me è un virus che non Vero. si debella, ecco. No, non abbiamo avuto tantissime domande, ma una in particolare è quella che praticamente gli chiede come fare a coinvolgere i colleghi. L'hanno chiesto all'inizio, io penso che voi abbiate risposto anche molto bene no, a tutto questo, però ecco, era un pochino proprio come coinvolgere i colleghi della scuola, quelli che invece non sono entusiasti come voi, no? Come Provo si può fare? io, poi dopo Vittoria darà la sua ricetta. Dal mio punto di vista, bisogna poi anche essere molto realistici, eh? La nostra scuola ha 180 docenti e sarebbe veramente meraviglioso pensare che tutti e 180 aderiscano entusiasticamente all'europeizzazione dell'istituto, ma ragionevolmente non possiamo pensare che sia così. Io dico sempre, io in genere cerco sempre di pensare positivo e quindi mi dico, intanto è un grande successo se la scuola comunque è consapevole di quello che stiamo facendo, se non lo chiama il progetto della Pezzi e se comunque c'è una buona disposizione. E quello che diceva Vittoria all'inizio, se si parte da un K1, quindi formazione dello staff, è molto più semplice, è molto più facile che poi il progetto di collaborazione, il partenariato, il K2, venga capito nel suo vero senso. Perché un docente che sperimenta una formazione all'estero torna comunque cambiato, anche se è un po' un dinosauro, però torna un dinosauro un po' più europeizzato. E l'altra cosa è creare il gruppo, fare gruppo e soprattutto fare gruppo anche ludico e conviviale. Secondo me, questo è un altro aspetto, perché l'Europa passa anche dall'Europa dei cuori, delle persone e dello stare insieme. Sì, aggiungo solo rispetto a quanto ha detto Elena che io sono anche una persona positiva ma molto pratica e come dire, metto in conto di dover agire solo sugli indecisi, quelli che sono irrecuperabili non ci provo neanche. Invece gli indecisi, come ha detto Elena, la prima cosa è farli viaggiare perché così capiscono e accolgono. E anzi, ti supportano e come. La mia indecisa che porto ad esempio è una carissima collega Paola d'inglese che non voleva assolutamente viaggiare per problemi suoi familiari perché insomma non ce la vedeva dentro e ho insistito tantissimo perché dicevo Paola, è impossibile che una che fa lingua non. E da lì, dalla prima mobilità, basta, è diventata assolutamente una dei maggiori supporter del gruppo. Quindi, come dire, focalizzatevi sugli indecisi. Sì, assolutamente. Trascinate gli indecisi, date anche un colpo, non dico violento, però No, dategli però siate uno decisi. spintone. E vi Sì. faccio ancora un paio di domande, visto che proprio abbiamo qualche minuto, se siete d'accordo. Allora, una domanda riguarda la possibilità di formazione pratica, cioè essere seguiti o supportati per quanto riguarda la presentazione dei progetti. Sì, allora non so da
da chi sia venuta. Tra l'altro, non so se chi ci segue è della regione oppure no. Ah, so però che c'è una delle nostre partner, la mia coordinatrice storica. Lasciatemi che saluti Alicia. Alicia, te quiero un montón. E muchas gracias por estar aquí en el webinar, perché si creano le amicizie davvero che sono amicizie fortissime. Bene, detto questo, la domanda era, non so se siete tutti della regione Emilia-Romagna, quello che succede in regione da noi, già da, è il terzo o il quarto anno, Vittoria, non mi ricordo, il terzo anno che organizzavamo quando ci si poteva vedere in presenza delle sessioni di formazione sia per il K1 che per il K2. E poi c'è la rete degli ambasciatori Twinning che è sempre a disposizione, per cui webinar, ce ne saranno altri anche nelle prossime settimane proprio del nostro piano regionale, i Twinning Emilia-Romagna, quindi se siete interessati, stateci dietro, lo vedete nella pagina del Servizio Marconi, e poi appunto supporto da parte nostra in qualsiasi modo, le mail che riceviamo. No, Un'altra Vittorio? cosa, un'altra buona cosa è se magari non avete, se volete un supporto ancora più significativo, è quello di chiedere alle scuole già in Erasmus, perché tutte le scuole che sono già in Erasmus hanno imparato a condividere e quindi anzi hanno voglia che altri entrino in Erasmus. Per cui, se non sapete da che parte cominciare, magari non siete in Emilia, non avete le stesse opportunità di formazione, insomma, siete un po' sperduti, potete anche semplicemente dire: ok, della mia città chi sono le scuole in Erasmus? Sento qualche collega e sicuramente troverete una collega appassionata che vi racconta come ha fatto, che vi fa vedere il suo progetto e che vi dà una mano pratica. Ecco, esatto, a questo proposito, fondamentalissimo, per il nostro K1 finito l'anno scorso, ci siamo consociati, e questo devo ringraziare la coordinatrice dell'altra scuola che ha proposto alle tre scuole superiori di Bologna che avevano in quel momento in atto un K1 di riunirci per fare formazione e disseminazione insieme. Tra l'altro, in questo modo si ottimizzano le risorse, si dimezza la fatica e si diffonde a un maggior numero di persone. Per cui, appunto, la collega Marianna ha detto: facciamo questa cosa che è stata veramente, veramente molto, molto ben fatta. E ha aiutato tutti quanti noi e ha dato a ognuno di noi uno spunto ulteriore, magari per l'Erasmus successivo, per il K1 successivo. Quindi davvero fate rete. Il gruppo che vi ho fatto vedere all'inizio, Facciamo Rete, quello che ha creato Emma, anche questo, l'idea è questa, perché come dice Vittoria, la gente ha voglia, la gente in Erasmus ha voglia di collaborare, la gente in Twinning ha voglia di collaborare, cosa che non sempre avviene all'interno delle proprie scuole. Tra l'altro, per le scuole in Erasmus è anche un obbligo quella della disseminazione esterna, Assolutamente. quindi per loro diventa anche una pratica che fa parte del loro progetto, disseminare esternamente quel che hanno imparato, forse anche progettare. Assolutamente. Va bene. Allora, niente, direi che siamo pronti per chiudere. Cosa dite? Perfetto, se non c'è. Sono 18:58, siamo persino state puntuali, Vittoria, chi l'avrebbe mai detto? Sì, io e te lo sai. Va bene. Allora, grazie Elena, grazie Vittoria. Noi ci Grazie, grazie a vediamo voi e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. E niente, vi ricordiamo che questa registrazione sarà disponibile fra qualche giorno sul canale YouTube del Servizio Marconi, quindi andate a cercare oppure iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete quando il video viene inviato. È ora dell'aperitivo. Chiudiamo allora in bellezza, grazie Elena. Buona serata a tutti. Arrivederci a Buona tutti. serata a tutti.